Questa è la mostra di light art curata da Vincenzo Biavati alla Porta degli Angeli di Ferrara. La mostra si chiama Luci sulle mura. È curata da Vincenzo Biavati, ma con la collaborazione della RTA Porta degli Angeli e dell'assessorato alla cultura e inoltre della circoscrizione 1 del comune di Ferrara. La mostra presenta artisti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Ora è presente il curatore ingegner Vincenzo Biavati e prima di una perlustrazione della mostra gli faremo alcune domande. Ecco, Vincenzo Biavati, mi scusi. Innanzitutto volevo capire come mai l'idea di questa mostra a Ferrara. A gennaio era stato fatto, sempre con la RTA Porta degli Angeli, una mostra di mie opere. Siccome aveva avuto un grosso successo, mi è stato chiesto di presentare in un'unica mostra anche quelli che potevano essere i miei amici, i miei colleghi, coloro con cui avevo già fatto altre partecipazioni o volumi nel campo dell'arte e della luce. E così è stato, per cui ho qualche telefonata, qualche scritta, qualche mail agli amici e siamo qua. Ci sono 14 artisti che provengono un po' da tutta Europa. Ecco, ci può dire chi sono gli artisti presenti in questa mostra che ha avuto in questi giorni molti visitatori dalla città di Ferrara e da altre città e tra l'altro una vernice, un vernissage molto importante con eventi collaterali come un piccolo concerto offerto da una validissima musicista bolognese. Una ragazzina di 14 anni, formidabile. E la lettura di alcune poesie elettriche di Corrado Gomoni, un poeta ferrarese. Ecco, chi sono gli artisti, come dicevo, chi sono gli artisti che presentano le loro opere in questa mostra? Ce le può illustrare passando magari velocemente da un'opera all'altra? Volentieri. Questa è una signora nata a Verona che abita a Torino. E come si può notare, amante dell'antico e della sua ricordo, della sua memoria con i materiali di oggi. Ci sono delle tendine di pizzo che Laura Ambrosi, delle tendine di pizzo che coprono una visione di una finestra sui tetti. Un pizzo che è messo sopra ad un asse da lavare, di quelli antichi che si usavano anche al fiume. E poi abbiamo Rita Mazzini, che è una artista ferrarese, spesso si muove nel campo del design, ma ha fatto questa struttura carinissima. Abbiamo poi Federica Gonnelli, che è la più giovane in assoluto, una fiorentina, con queste figure basate quasi sull'essere, sul non essere, sul metafisico. Abbiamo Mimmo Schivo, toscano anche lui, che fa fluttuare le sue creazioni quadrate all'interno di un movimento di luce. Siamo adesso in un'altra sala della Porta degli Angeli, e antica porta della città di Ferrara, oggi destinata a spazio espositivo, e una delle altre interessantissime opere esposte, luminose, di questa mostra Luci sulle mura, che l'ingegnere Vincenzo Biavati ci presenta. Ingegnere, ci può dire di quest'opera? Quest'opera è di Maya Vignone, genovese, un'opera di un calore formidabile, che è già stata esposta anche qualche altra volta e che è stato anche difficile portarcela qua. Passiamo adesso a una proiezione. Questa è di Mia Lurgo, in realtà in movimento. Sì, in movimento, ma in realtà l'opera è il proiettore, o dentro al proiettore che è qui sopra,
perché è un piccolo vetrino che si muove dentro ad un proiettore rotante, e quasi come un caleidoscopio di fluidi. Poi abbiamo un'opera, è Mia Lurgo si chiama l'artista, e abita a Lugano. Poi abbiamo un'opera di Nicola Evangelisti, che abita a Bologna e che ha delle sculture di luce un po' in tutta Italia, ma anche all'estero, e questa è fatta con il laser, che come si vede porta la sua luce dovunque. È interattiva con la musica, che in questo momento è spenta, ma è sufficiente, ed ecco che si vede la musica che muove, il rumore, la musica. Ecco un'altra opera su computer di un artista che Vincenzo Biavati ci spiegherà. Questa è una proiezione su videocomputer e cosa ci può dire, ingegnere? È un video fatto da Matteo Emery, un artista di Lugano, che ha già presentato l'opera alla città di Lugano al teatro principale, e in statu nascenti rappresenta la molecola, l'atomo, nell'istante in cui passa da una materia ad un'altra. Quindi in quel momento è nascente, è completamente libera. Ecco, torniamo a quest'opera quando la proiezione è avanzata. Adesso passiamo a un'altra interessantissima opera di un artista della provincia di Ferrara, che è sulla passerella della Porta degli Angeli. Ecco, io mi avvicino, Vincenzo Biavati, se vuole, ce la può descrivere. Certamente, questo è un angelo, così è chiamata l'opera. Nel momento in cui spicca il volo, lasciando per terra quasi una polvere luminosa, e spicca il volo salendo verso l'alto. Purtroppo con le luci che ci sono non è facilissimo poter apprezzare l'opera, che è interessantissima. Che materiali è realizzata? Sono reti di ferro, ma il tutto, per quanto essendo metallica, è leggerissima, quindi è veramente un angelo. È effettivamente molto interessante e affascinante, e in questo spazio rinascimentale è molto suggestiva. Ecco una visione delle opere dalla passerella rialzata della Porta degli Angeli. Ecco la proiezione ed ecco la scultura con i LED. Ecco una suggestiva immagine della mostra nella parte centrale della porta, in cui si possono vedere dall'alto alcune opere esposte. La mostra è stata realizzata nel dicembre del 2012 e probabilmente sarà ripetuta in altre sedi e in altre nazioni. Qui un'opera particolarissima, globi luminosi in materiale plastico, che Vincenzo Biavati così velocemente ci descrive. L'opera di Francesco Murano e di Natascia Fenoglio. Francesco Murano è un professore del Politecnico di Milano nel campo dell'arte luminosa. Siamo nella torre della Porta degli Angeli. Ecco altre opere esposte e possiamo adesso, l'ingegner Vincenzo Biavati ci accenderà un'interessante opera. Questa è una scultura interattiva, luminosa, semplicemente soffiando sull'acqua si creano degli effetti che sono visibili anche con i nostri mezzi sul soffitto della porta o della galleria in cui viene esposta. Ecco. Questa opera con l'acqua è di Laurent Fort, questa invece con questo uovo chiamato apposta uovo di tè. Ah, interessantissimo. Quindi con un soffio che fa girare la girandola si accende l'opera
e si illumina completamente. E dà questo segno particolarissimo che, così, a me profano, ricorda un bellissimo uovo sodo steso sul pavimento della porta. Ci può far rivedere un'altra? Ecco, molto interessante. Questa l'ultima è di Luigi Forte. Invece questa è di Ennio Bertrand. E si tratta di un drappo di tessuto con all'interno dei LED pulsanti. Con questo abbiamo visitato la mostra, è composta di quanti pezzi? Di 14 pezzi. È composta di 14 pezzi e quindi ringraziamo l'ingegner Biavati e attendiamo una nuova mostra dell'Associazione Culturale Stile Italico alla Porta degli Angeli e addirittura un'installazione come quella che Vincenzo Biavati fece un anno fa sulle mura di Ferrara, che ebbe un grande successo e che creò anche tante discussioni per l'enigma che rappresentava. Era realizzata con pezzi riciclati dai resti della stagione estiva, alta quanti metri? 8 metri. 8 metri e larga? 8 metri. 8 metri. Luminosa di notte con LED e strisce di materiale metallico che creavano degli effetti particolarissimi. Ecco, con questo ricordo di un'importante installazione di Vincenzo Biavati, vi ringraziamo e di aver ascoltato e di aver guardato questo video che presenta la mostra Luci sulle mura.